Significa che va aperta una grande discussione sull'orario di lavoro, che va ridotto per conservare occupazione, per migliorare la produttività, per aumentare la formazione come diritto soggettivo e per conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro, come pure per ridurre le emissioni. La settimana scorsa abbiamo depositato una proposta di legge unitaria insieme al Movimento 5 Stelle, ad Alleanza Verdi e Sinistra, sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Non c'è mai stata nella storia una rivoluzione tecnologica che non sia stata accompagnata da una consistente riduzione dell'orario di lavoro. Guardate che la società non può essere veramente libera se non viene valorizzato il lavoro anziché sfruttato. Se dopo un turno un lavoratore può staccare, può essere tutelato nel suo diritto individuale anche a disconnettersi. Lo si può fare però questo se si rende il lavoratore meno ricattabile. Signor Presidente, ci aspettano mesi difficili. Cresce la cassa integrazione, più 29% nel mese di giugno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. I sindacati uniti sciopereranno il 18 ottobre per richiamare Stellantis alle sue responsabilità e assicurare un futuro in Italia per l'automotive. Sono decine i tavoli di crisi. Il governo non ha uno straccio di politica industriale, ma quando deve precarizzare il lavoro avete le idee chiarissime. Avete avviato svendite di pezzi importanti delle società partecipate, alla faccia del sovranismo. E non avete un'idea della transizione ecologica se non l'ossessione di ritardarla anziché accompagnarla per renderla socialmente sostenibile. Con un quadro così complesso, la vostra risposta è introdurre nuove leggi liberticide e fare condoni per i furbetti. I reati che avete introdotto anche con il decreto sicurezza, come i blocchi stradali, anche per gli operai che perdono il posto di lavoro, rappresentano il vostro vero manifesto ideologico. Non date risposte al disagio sociale, alle diseguaglianze che crescono, alle contestazioni che vi piaccia o no, ma sono naturali in democrazia. Del resto, anche ieri avete dimostrato la vostra concezione proprietaria delle istituzioni democratiche, il vostro fastidio per quelle garanzie costituzionali.